Basilica Antica in San Donato di Valcomino, seconda edizione, patrocinato dall'assessore alla cultura Luciana Poletti e sostenuto dal sindaco di questa graziosissima cittadina. Questa rassegna, insieme ad altre attività che fanno parte un po' del lato organizzativo e didattico, completano un po' il bagaglio dei Turchini. Parlo di varie esperienze in questo campo, come la mia attività didattica al Conservatorio San Pietro a Maiella, il progetto Scarlatti Lab con l'associazione Scarlatti Ente Morale di Napoli e al primo anno l'Arezzo Summer School Festival. Ringraziare tante persone che hanno collaborato con me sia l'anno scorso che quest'anno qui a San Donato. Sono persone care, colleghi, amici come Domenico Molino, Vinco Fabris, Tommaso Rossi, Enrico Vicinanza e tante altre persone. Edizione del Festival di San Donato in Valcomino è in qualche modo una emanazione del lavoro portato avanti ormai da quasi 30 anni dalla Pietà dei Turchini, che oggi è il gruppo universalmente conosciuto come i Turchini di Antonio Florio. C'è la valorizzazione di quella che è per forza la situazione geografica di quest'area. Al confine tra la Campania e il Lazio era una delle strade di passaggio dei viaggiatori che arrivavano a Napoli come ultima tappa del Grand Tour, che iniziava dalla fine del Cinquecento a portare da tutta Europa viaggiatori illustri e anche musicisti verso la capitale del sud, verso Napoli, che era in realtà la capitale italiana della musica è una delle più splendide d'Europa. In lingua napoletana, universalmente conosciuta fin dagli anni 70, riscoperta dalla nuova compagnia di canto popolare per il versante popolare, ma direi che soltanto i Turchini di Florio hanno potuto fino a questo momento
riconoscere quella che è l'esatta prassi esecutiva della villanella aristocratica napoletana. È stato il primo concerto di questo festival, il programma Ticket Talk era un programma tutto interamente basato sull'eredità della villanella e dell'aria napoletana. Concerto ho potuto suonare con allievi di alcuni conservatori del sud Italia, in particolare Cosenza, Bari e Napoli. Il percorso popolare è invece assicurato dal duo che ha potuto in qualche modo consacrare ancora una volta con una semplice formula, voce e chitarra, quello che è una linea conduttrice da che unisce il passato all'attualità. Oh,
questo ultimo concerto intitolato Handel in viaggio tra Roma e Napoli e vede protagonisti il controtenore Filippo Mineccia, la cembalista Patrizia Varone e il violoncellista Adriano Fazio, che è un recente vincitore del premio delle arti dei conservatori italiani. E questo concerto è anche in collaborazione con il concorso internazionale Francesco Maria Ruspoli, di cui alcuni dei partecipanti a questo concerto sono stati vincitori. Thank you.